Buonasera da Bruxelles, vertice dei leader europei nella capitale belga. A tenere banco è il dibattito acceso sulle modifiche al Trattato di Lisbona per rafforzare la sorveglianza di bilancio. Oltre al fondo permanente di salvataggio dei paesi dell'euro, la Germania ha chiesto sanzioni politiche contro gli stati poco virtuosi sul fronte dei conti pubblici, una proposta condivisa dalla Francia ma non dalla Commissione europea, che non ammetterebbe più modifiche al trattato. Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha presentato oggi la nuova strategia per la politica industriale dell'Unione europea. Entro il 2020 sarà possibile creare 5 milioni di nuovi posti di lavoro. Sono previste inoltre per il 2011 numerose azioni per dare slancio all'industria europea nell'era della globalizzazione. La Commissione rivedrà il sostegno comunitario per la reintegrazione dei lavoratori licenziati in nuovi posti di lavoro nel contesto della revisione del regolamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Avvierà una consultazione delle parti sociali europee in merito a un quadro europeo per la ristrutturazione. Sosterrà gli Stati membri e le regioni mediante la politica di coesione per quanto concerne la diversificazione delle industrie esistenti e il miglioramento della capacità industriale. Domani nella sede delle regioni a Bruxelles è in programma un seminario sulla prevenzione delle alluvioni. L'Europa sta infatti predisponendo un piano per difendere il territorio dal rischio di alluvione, basato sulla collaborazione e strategie comuni tra le varie regioni europee. Intanto però la Commissione ha deciso che la Francia dovrà apparire davanti alla Corte di Giustizia europea perché la sua legislazione nazionale in materia di alluvioni presenta troppe carenze. La Commissione europea ha deciso di rinviare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia europea per la mancata applicazione di una sentenza del 2004 riguardante 3 discariche nei pressi di Milano. Bruxelles intende quindi chiedere sanzioni pecuniarie perché nelle discariche sarebbero presenti rifiuti pericolosi per l'aria e le acque locali.